Chi è adesso? Bessie. Ciao, ciao Taylor. Stavo cercando Thorn. Thorn non c'è. Oh, e pensi di vederlo? Perché? Ecco, ho trovato questo nel mio armadio e è suo. Vieni, entra, mettilo su quel tavolino da te. Quindi pensi che verrà? No, oh, beh, vallo a sapere. Lui va e viene come gli pare. Scusami, adesso mi devo preparare. Ah, beh, stasera quando lo vedi puoi dirgli una cosa da parte mia? Dubito che lo vedrò. Ah, come? Non esci insieme a lui? No, non con lui. Esco con Ridge. Taylor, ma che cosa significa? Come stanno le cose fra voi? Senti, non ho nessuna voglia di parlarne. Non so se tu lo sai, ma mentre eravate alle Hawaii, Thorne mi ha telefonato. Voleva che firmassi i documenti per il divorzio. Lo sapevi? Io sapevo che lui doveva firmare qualcosa. Beh, strano, no? Che gli servivano i documenti per il divorzio alle Hawaii? Che fretta c'era? Mi sbaglio? Alle Hawaii Thorne mi ha chiesto di sposarlo. Me l'immaginavo. Io ho rifiutato la sua proposta. Hai rifiutato? E stasera esci insieme a Ridge? Non ho ancora preso nessuna decisione, Messi. Oh, veramente a me sembra proprio il contrario. Senti, è inutile parlarne adesso, non so che cosa dirti. Sì, stasera vedo Ridge, ma se poi ci sarà un seguito, se ne verrà fuori qualcosa, io questo non lo so. Non so neanche se lo vorrei, mi sento troppo confusa. Prima devo chiarirmi le idee. Scusa, adesso devo vestirmi. Me ne vado, ma promettimi una cosa. Cosa? Quando avrai preso una decisione, fammelo sapere. Perché? Accontentami. Te lo chiedo per favore. Va bene. Mi dispiace, Messi. Mi rendo conto che deve essere molto difficile per te. Già. Ti auguro una buona serata. Hai capito di cosa sto parlando? Di tutto quello che hai solo immaginato. E so che tu ci hai pensato molto spesso, come me del resto. Perché non vediamo se la realtà è all'altezza della fantasia? Se non sarà così, sarai sicuro di aver scelto la persona giusta. In caso contrario, sarai ancora in tempo per ripensarci. Ti prego, Eric. Solo una volta. Soltanto una. Insomma, vuoi trascinarmi a letto a tutti i costi. Detto così sembra una cosa volgare. No, al contrario, è preziosa, talmente preziosa che rischia di farmi perdere la mia virtù. Smettila di scherzare, sto dicendo sul serio. Io ti desidero. Sai cosa penso? Devi smetterla di pensare, lasciati andare. Voglio sentire le tue braccia che mi stringono. Penso che tu sia rimasta sola un po' troppo a lungo. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che adesso hai un estremo bisogno d'amore, vero? No, vuol dire che per me c'è un solo uomo, ci sei solo tu. Sei proprio decisa ad andare fino in fondo stasera, vero? Non solo stasera.
Anche domani sera, dopodomani sera, per tutto il tempo che sarà, per sempre. Mi rendo conto che finora può esserti sembrato un gioco. Ma ti assicuro che sono sincera, ti sto parlando col cuore. Mi puoi credere, Eric, non sono mai stata più seria di così. I Forrester stanno cominciando ad accettarci. Finalmente le cose si mettono bene, tesoro. Non sapevo che ci tenessi, caro. Clark, che diavolo fai qui? Lo so, ti ho un po' trascurato, chiedo perdono. Cos'è questa foto? Stephanie ti ha visto? Oh, no. Chi è questo? È il capitano Harper. Quello che vi ha sposato sulla nave, vero? Clark, non puoi intrufolarti qui dentro in questo modo. Intrufolarmi? La porta era spalancata. Non mi riferisco alla porta, ma a tutto l'edificio. Tu non puoi venire qui alla Forrester. Perché no? Perché siamo concorrenti, la tua azienda e la mia. Già, posso spiarti. Sì, infatti questo fermacravatta è una telecamera. Sorridi? Parlo sul serio, Clark. Come no? È contro ogni etica professionale. Ma quando mai te ne hai importato qualcosa? Sto cercando di evitare inutili complicazioni. D'accordo, sta a sentire. La prossima volta, prima di entrare nel parcheggio, ti chiamo col cellulare, va bene? Non è sufficiente, Clark. Perché no? Perché non ci sarà una prossima volta. Non voglio che tu metta più piede qui dentro. Rick! Buonasera, dottore. È questo che più rimpiangevo in prigione. Mi sembra umano. Mi sei così mancato. Io ti sono mancato? Tu e molte altre cose. Mi è mancato soprattutto un rapporto franco e onesto con l'uomo che amavo e che stavo per sposare. Lo so, dovremmo chiarire un po' di cose. Non immagini cos'era stare chiusi in quella cella, specie la notte. Sarà stato terribile, lo so. Il pensiero di non poter più rivedere i tuoi occhi, di non poter più accarezzare la tua pelle, tutto questo mi faceva semplicemente impazzire. Anch'io ti ho pensato, non facevo altro che pensare a te. Pensavo a tutte le cose fatte insieme, ti vedevo lì davanti a me. A volte non capivo se ci fossi davvero o stessi sognando. Ma io so quando sto sognando e questo non è un sogno. È una realtà che avevo per tutto. E come quando ero convinto di averti perso in quell'incidente aereo, continuavo a chiedermi perché. Perché mi fosse successo una seconda volta. E come hai fatto a non cedere alla disperazione? Ho fatto quello che voi psichiatri ci dite sempre di non fare. Rimuovere il ricordo. Cercare in tutti i modi di non pensarci. E ci sei riuscito? Mai. Neanche per un secondo. Neanch'io. È un miracolo se sono ancora viva, Rich. Quando tu hai confessato, ho dovuto arrendermi al fatto che probabilmente non ti avrei più rivisto. Ho perso ogni speranza di poter avere una famiglia, dei figli con te. Credimi, Taylor, se ci fosse stato un altro sistema. Lo so, l'hai fatto per salvare l'avvenire di un bambino e questo è comprensibile. Purtroppo però io ero all'oscuro di tutto. Sapevo solo che ti dichiaravi colpevole di tentato omicidio. Non potevo dire a nessuno la verità. Neanche a me. Dal mio punto di vista di allora... Ma perché no? Perché tenermelo nascosto? Tu ed io stavamo per sposarci. Tu capisci perché l'ho fatto, non è vero, Taylor?
Il motivo per cui l'hai fatto non conta, è stato un errore. Ti confesso che non credo che sarei riuscita ad andare avanti se non fosse stato per tuo fratello. So che non ti fa piacere sentirlo dire, ma è la verità. Dopo quella visita in prigione, quando tu mi tagliasti fuori dalla tua esistenza, una parte di me è morta. Non l'ho semplicemente rimossa, è proprio morta. Non avevo più nessuna volontà, nessuna voglia di vivere. Niente. E sai per quale motivo, Rich? Perché avevo riposto in te tutte le mie speranze. Non voglio trovarmi mai più in una simile situazione. Prima che tu vada avanti, Lauren... Tu neghi l'evidenza, Eric. Quello che provi per me non è solo semplice amicizia, ma molto, molto di più. Lo sento. Ti ricordi quella volta nella sauna? Ti ricordi i baci nel tuo ufficio? Da quella volta è passato molto tempo, Lauren. Non poi così tanto. Sei così testardo. Preferisci essere infelice piuttosto che riconoscere il tuo sbaglio. Non sono testardo e non sto sbagliando. Vuoi dire che non mi desideri? Non è questo il punto. Mettiamolo in questo modo, allora. Sei disposto a rinunciare a un futuro con me per risposare una donna che per anni e anni, quando era tua moglie, non ha saputo darti una sola ora d'amore. È così, eh? Non si è trattato di anni e anni, Lauren. Sì, è vero, io e Stephanie, come tutte le coppie sposate, abbiamo avuto i nostri problemi, ma ormai sono del tutto superati. L'unica cosa superata è la vostra relazione. Stephanie non è in grado di soddisfare le tue esigenze. Perché non vuoi riconoscerlo e concederti a quello che ti offre il presente? Perché riconoscerlo per me vorrebbe dire finire dritto a letto con te. E tu questo non lo desideri? No, non lo voglio, Lauren. Non lo vuoi? Dici sul serio? Dico sul serio. E allora? Mi sono sempre ingannata pensando che tu provassi qualcosa per me. Senti, Lauren... Non mentire, Eric. Quello che dovevamo dirci ce lo siamo già detto. Puoi anche andare adesso. Ma non posso lasciarti così. Ti prego, Eric. Vedi, non è che tu non mi piaci. A quanto pare, non abbastanza. Che idiota sono stata. Ero sicura che dietro tutte le tue attenzioni ci fosse un sentimento. Scusa se non ti accompagno alla porta. Anna Falchi è Mirabella. La principessa Mirabella. Il cuore inquieto di una principessa tenera che vuole a tutti i costi fuggire il suo destino. Volevo vedere un altro mondo e l'ho visto. Con lei Gamesh, il mago bambino, Re Amil, il giusto, Ademaro, l'inquieto, Leonardo, il ribelle, contro di lei Migal, il crudele, ma soprattutto lui, Epos, il cattivo. Nessuno può sfidare Epos! Nessuno! Per la regia di Lamberto Bava e le musiche di Amedeo Minghi, Lorenzo Crispi, Max von Sydow. La principessa e il povero. Canale 5 Grandi Storie. Martedì 2 e mercoledì 3 dicembre. Il nuovo micropower della Hoover è così piccolo e leggero da potersi portare anche a tracolla, ma con 1300 watt di potenza regolabile trasforma una stanza in pochi secondi. Micropower, il mini Hoover maxi potente. Mamme, mammine, nonni, nonnine, anche quest'anno aggiungete ai regali un dolce regalo. Oltre alle mie fantastiche confezioni, c'è il presepe, con la scatola capanna e le uova con dentro tutte le statuine per completarlo. Che idea, il presepe! Oltre ai soliti regali, con Kinder Sorpresa farai una sorpresa bella e buona. Kinder Sorpresa, ogni volta un momento di gioia.
Il giovedì è una serata tutta dedicata alle donne. Donne che giudicano le donne. Uomini che si sfidano per conquistare il titolo di Beato tra le donne. Mica male. Ma quante cose bisogna fare per essere desiderati? Paolo Bonolis, con la comicità di Martufello. Ma tu perché devi andare a cercare in giro un animale qualunque in quanto qua c'hai una bestia come a me? Presenta Beato tra le donne. Giovedì alle 21 su Canale 5. Come sarebbe? Non vuoi che metta più piede qui dentro? Io mi trovo in mezzo al guado qui. In mezzo al guado? I Forester si stanno ricredendo su di me. Sto conquistando la loro fiducia. Ah, oh. Oh, capisco. E temi che possa nuocerti, farti vedere insieme a uno come me? Tu sei il nemico, Clark. Non per me, ma per loro. Se voglio ingraziarmeli, non posso lasciare... Oh, non mi perdonerei mai di averti messo in disgrazia presso quella nobile famiglia. Del resto sono loro quelli che ti hanno calpestato, trattato come un miserabile. È giusto che li rispetti. Per me non devi preoccuparti. Io sono soltanto un amico che ti è stato vicino, Clark, senza mai tradire. Adesso piantala, fammi il favore. No, no, Grant. È meglio che me ne vada prima che mi veda Stephanie. Sarebbe una sciagura. Dico bene, amico. Taylor, io non vorrei mai che tu rinunciassi alla tua vita per me. Non te lo chiederei mai. Non c'è bisogno di chiederlo. Sbaglio o colgo un tono di rimprovero? Non è un rimprovero. Voglio solo farti capire come stanno le cose. Vedi, ogni volta che siamo in crisi come in questo caso, ogni volta che la vita ci costringe a separarci, tu trovi sempre la forza per andare avanti senza di me. Mentre io no. No. Non è affatto vero. Quello che ci è successo questa volta, Taylor, è un caso unico, un'eccezione, una situazione assolutamente irripetibile. Non c'è alcun pericolo che succeda di nuovo. Ma succederà qualcos'altro. Ridge, la vita è imprevedibile, non si può mai sapere che cosa ci aspetta. Tutto è possibile e io non voglio più passarci. È un rischio che non sono disposta a correre. Di quale rischio parli? Parlo di quello che potrebbe succedere se mi lasciassi convincere a ricominciare con te. Così, magari, di fronte a un nuovo imprevisto, tu troveresti un altro ottimo motivo per voltarmi le spalle. E non so se stavolta riuscirei a resistere. Non succederà, Taylor. Ti assicuro che non succederà un'altra volta. Questo lo dici adesso? No, Taylor, lo dico per sempre. Sei proprio impossibile. Sì, è vero, sono impossibile. E sono tutto tuo. Cioè, possiedo l'impossibile? È un punto di vista interessante. Ridge, in questo momento... Senti che stai perdendo il controllo. Non voglio perdere il controllo. Sì che vuoi, Taylor. Solo che hai paura.
Ma ti posso assicurare che non hai nulla da temere. Non ti succederà mai più di soffrire per causa mia. Te lo prometto. Hai la mia parola.